Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi un video un po' diverso dal solito, quindi ragazzi mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e soprattutto lasciate tanti like, superiamo i 150 per altri video del genere su altri pesci. È un video un po' diverso dal solito, come scoprirete tra poco, quindi mi raccomando spolliciate questo video così capisco che vi piacciono e ve ne porterò altri. Dunque ragazzi, non perdiamo altro tempo e via con il video. Allora ragazzi, dove nasce la storia del salmone italiano? Questo pesce, come il salmone, ha un'abitudine molto particolare durante la riproduzione, ovvero che la cheppia normalmente passa la sua vita in mare, in acqua salata comunque, per poi durante prima della riproduzione risalire il fiume, come fanno i salmoni, per poi andare a riprodursi in alto fiume e per poi, finita la riproduzione, scendere. I piccoli avannotti inizieranno la loro vita in fiume per poi spostarsi, quando già un pochino più adulti, verso il mare. Stagione delle coppie dovrebbe iniziare adesso, da quarter 010, spoon Seika, e vediamo un po' che succede. Presa! No, slamata! Cazzo, la prima è andata. Peccato, era bella. Peccato, ero anche distratto. La prima è andata. Vediamo, dai. Minchia! Che cheppiona! Minchia! Minchia, raga! Minchia! Madonna, guardate che roba! Guardate che roba! Vai! Wow. Boom, baby! Guardate che roba! Guardate che roba! Che cheppia! Che pesce! Guardate che figo! Vai! Questo pesce inoltre è molto particolare perché è un pesce molto sottile come profilo, super idrodinamico, quindi anche per questo riesce a salire molto bene i fiumi. Inoltre ha questa bella particolarità che è molto muscoloso e soprattutto viene normalmente catturato in posti con molta corrente, quindi risulta anche molto divertente perché abbiamo un po' la forza del pesce e un po' anche la forza della corrente, che diventa un mix letale per il pescatore e diventa praticamente una droga. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo che se superiamo i 150 mi piace farò video anche per altri pesci. Vediamo. Minchia, che pescioni! Sono veramente grossi. Uno. Due. Minchia, sono dei treni di pesce. Sono enormi, raga. Puttana bestia can.
Altra particolarità di questo pesce è che è in grado di fare degli attacchi incredibili su acque pulite, cioè vederli è uno spettacolo per gli occhi. Ha una bella capacità di mimetismo perché se non c'è un riflesso col sole, se non si muove particolarmente, risulta praticamente invisibile alla vista, anche perché, come ho detto prima, ha un profilo molto stretto, quindi anche dall'alto è abbastanza difficile vederlo. E a volte gli attacchi sono da crepacuore perché oltre magari prende una bella rincorsa e attacca con violenza l'esca e già là è uno spettacolo. Molte volte lo vedi arrivare nonostante l'acqua pulitissima o quando ha già preso l'esca e quindi inizia a muoversi e magari può fare una specchiata oppure proprio prima che prenda l'esca magari si gira, fa un riflesso con il sole e ti vedi un lampo di luce che ti prende l'esca ed è una cosa stupenda, ragazzi, veramente stupenda. Vi consiglio vivamente di provare questa pesca se ne avete l'occasione. Che pesci! Cioè, che attacchi! Da capogiro. Sto utilizzando la Blackwater 2,10 m, 0,10 m, la versione quindi più leggera, più piccola. Viral dello 008 sul mio Arias 2000. E come terminale il Boss del 26. Dai, bella, Ciano. Vai, Ciano. Dio, si tira, Ciano. Queste sono grosse. No. Amo senza artiglione, vecchio. Sì, ma la canna era alta, era ovvio. 2000 fico. Che tironata. Perché quando superi un limite non riesci più a superare. Oh, ce l'ho, grossa. Bella, bella. È una cheppia bella grossa anche. Blackwater, bella piegata. Passami il guadino. Vai. Guarda, è bella, è enorme. Dunque, mi raccomando, ragazzi, ricordatevi che se superiamo i 150 mi piace, farò dei video documentari anche su altri pesci, magari anche più approfonditi. Dunque, ragazzi, per questo video era tutto. Mi raccomando, lasciate un sacco di like su questo video, sbombardatelo. Spero proprio che vi sia piaciuto. Dunque, direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.